state? Ciao, bene. Bene, bene, bene. Come vi chiamate? Mellow Mood. Da dove venite? Da Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Secondo voi il posto da cui venite ha influenzato la musica che fate? Ha influenzato il fatto che facevo musica, secondo me. Perché non c'era molto da fare, molto altro. E quindi abbiamo... non c'era molto altro da fare, ma c'era, grazie a Dio, all'epoca ancora c'erano i progetti giovani, le sale prove, c'era un po' di questa cosa qua, la gente suonava, i ragazzi suonavano gli strumenti, quelli che diciamo decidevano di non giocare a calcio oppure giocare a calcio, a carte, e quindi suonavano e noi abbiamo fatto quella scelta lì, quindi in un certo senso, perché veniamo da paesini, paeselli piccoli, non così vivi diciamo, sicuramente ha contribuito a fare la nostra scelta. Mi verrebbe da aggiungere che comunque, specialmente nel nostro caso, ha giocato il fatto che per caso in Friuli Venezia Giulia ci fosse un festival molto importante che esiste ancora e si chiama Rototom Sunsplash, che però è da ormai più di 10 anni trasferito in Spagna, ma quando noi eravamo ragazzini era così vicino a casa, insomma. E quindi tra il non fare niente e poter fare musica, e soprattutto poter fare musica andando ad ascoltare concerti reggae di altissimo livello, insomma, sicuramente ha influito. Sicuramente facciamo una musica che non ha niente a che vedere col Friuli Venezia Giulia, insomma. E perché avete scelto proprio di fare reggae, non rock? Non so. Siamo musicisti troppo scarsi per fare rock. Beh, non è vero, perché il rock non è più difficile. No, non so se abbiamo scelto. Secondo me non abbiamo scelto. Diciamo che in verità abbiamo anche provato, questo all'inizio, quando Giulio ancora non c'è, ci conoscevamo ma non avevamo ancora iniziato a suonare insieme, con mio fratello avevamo così un gruppetto di amici con cui avevamo provato a fare altre cose, ma non funzionava molto bene, quindi non lo so, non so se scegli il genere, forse il genere ti sceglie, diciamo, è quello con cui sì, ti confronti un po', non so, è come dire, provo il formaggio, provo il prosciutto, provo il caviale, è uno dei tre mi piacerà in particolar modo, forse, non so. Il vostro nome da dove deriva? Da una canzone di Marley, perché sicuramente Marley è stato quello che ci ha fatto, al di là di scoprire il genere, ma ci ha influenzato più di tutti all'inizio soprattutto, ma avevamo trovato io e mio fratello una cassetta di Marley a casa dei nostri nonni, che appartenevano, la cassetta apparteneva alla nostra zia, e all'interno di questa cassetta c'erano molte canzoni, alcune non molto famose diciamo, in versioni anche, adesso non mi ricordo cos'era, non mi ricordo esattamente il titolo di questa, era una sorta di compilation credo, o un disco che forse, non so, comunque c'era una versione di Mellow Mood molto particolare che suonava, che era diversa da tutto quello che avevamo ascoltato fino a quel momento, sia di musica in generale che di Bob Marley, e quindi all'epoca devo dire, tra l'altro sulla scia di ovviamente di altri gruppi reggae che avevano scelto il titolo di una canzone di Marley per chiamarsi, abbiamo fatto la stessa cosa. E cosa vi spinge a suonare, a far musica? Beh, l'amore per la musica. Beh, sì, è difficile come domanda, nel senso che comunque da un certo punto di vista sicuramente la cosa che ci piace di più fare e che ci fa stare bene mentre la facciamo, e allo stesso tempo abbiamo iniziato a farla che eravamo alle scuole superiori, quindi ogni tanto mi viene a dire che cioè non ci siamo neanche mai posti la domanda di fare altro, sì, in fin dei conti. L'abbiamo sempre fatta, per fortuna abbiamo avuto la possibilità di farne un lavoro subito e insomma non... sai, per fortuna, ma anche mettendoci da subito tutto l'impegno che una persona ci può mettere, abbiamo fatto quello, ecco. Oh.
Yeah. Well, well. Le macchie sono black ladies. Abra sono io. Avviene il processo creativo che vi porta a comporre una canzone da zero proprio? Non saprei descriverlo nei dettagli, perché secondo me è una cosa che un po' ci o mi sfugge. Secondo me, diciamo, semplificando, guarda, in verità il processo è un po' cambiato personalmente, poi non so per gli altri, ma all'inizio, secondo me, quando non hai ancora mai scritto neanche una canzone, attingi un po' a una sorta di attingi a quello che forse hai a una sorta di esigenza di esprimere qualcosa che forse hai dentro e te non si capisce bene dove ce l'hai. Dopodiché, però, al sesto disco ti devi un po' sforzare un po' di più, diciamo, perché forse hai esaurito anche, no? Il barile, diciamo. Però in verità ultimamente, per esempio, a me piace, non lo so, ascolto un particolare, magari ascolto una strumentale che mi piace, e allora mi viene da voglio fare una cosa simile a livello più, è più il suono che mi stimola, oppure anche magari un suono semplicemente, non lo so, sei in furgone, senti un suono, che ne so, e ti fa venire in mente un'idea musicale. Però fatto sta che credo che in verità il processo di scrittura sia in verità un processo di ascolto, cioè nel senso che è un po' come andare a pesca, cioè secondo me le canzoni sono già qua, non so dove, ma tipo qua, per dire, e devi metterti lì e aspettare. Tu butti l'esca e aspetti, poi a volte non peschi, a volte peschi i pesci insomma che non ci mangi, diciamo, e a volte invece peschi un bel pesce, insomma. Secondo me funziona così, però non so spiegarlo bene, ma sono abbastanza convinto che sia così. E della parte strumentale invece, comincia col basso, la batteria? Dipende, per me personalmente ultimamente comincia sempre con l'idea di una pulsazione, quindi basso, batteria. Prima iniziava sempre con un'idea melodica, di un ritornello, di quello che doveva essere la voce. Adesso è cambiato per me adesso è più... Ma secondo me è per quel motivo che dicevo prima, cioè tu all'inizio è tutto nuovo, è tutto... non hai capito? Però noi facciamo sta roba da quasi 20 anni, beh, ma scrivere canzoni da 20 anni alla fine, sì. Nel nostro piccolo. Quindi dopo 20 anni, secondo me, è normale che cambia il processo, cambia dove vai a cercare. Per me personalmente è così, adesso è così, non so, per Giulio. E di cosa parlano i testi? Beh, dipende dal testo. Hanno un intento politico? Ma l'intento, secondo me non c'è, l'intento, non so se, ti dico la verità, non so se c'è un intento dietro, cioè scrivi quello che ti viene di scrivere in quel momento, magari, forse uno fa, diciamo, non è sicuramente il motivo principale, ma uno dei motivi per cui uno finisce a fare questo mestiere forse è che magari riesce a esprimere le proprie idee, le proprie cose attraverso le canzoni, quindi forse quello è l'intento, quello di esprimersi, perché magari senza la musica non riuscirebbe a farlo, no? I nostri testi parlano un po' di tutto, in verità. Abbiamo dei testi divertenti, dei testi ironici, dei testi, sì, se vuoi, più politici, sicuramente tanti, tanti testi politici, dei testi... Il reggae, diciamo che il reggae in Giamaica è estremamente codificato, perché è tutto marketizzato, la musica lì è una cosa che effettivamente ti dà la possibilità di avere un piatto a tavola. E quindi mi ricordo che quando siamo andati in Giamaica abbiamo scoperto che c'erano proprio delle, come si può dire, c'è la dei compartimenti, sì, dei compartimenti proprio precisi, quindi la reality tune, quindi che parla di vita, dici, ma perché devi dargli un titolo, cioè, insomma, no, qualsiasi canzone in verità potrebbe rientrare, invece no, è molto codificato. Oppure la canzone positiva, sai, bla 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 bla,
noi siamo un po' più liberi forse da quel punto di vista, perché siamo cresciuti in un altro contesto. E in che lingua sono i vostri testi? Sia, diciamo, inglese, giamaicano, insomma. Adesso ultimamente stiamo giocando molto con lo spagnolo, ci piace mettere dentro un po' di tutto. Ma in italiano, quindi? Ma in italiano no, non abbiamo mai fatto. No. Perché non avete mai scelto l'italiano? Ma forse perché all'inizio non era una cosa che faceva parte dei nostri ascolti. Cioè, forse abbiamo ascoltato più musica in inglese e quindi, sai, quando sei un ragazzino che gioca a imitare le canzoni degli altri per trovare le proprie di canzoni, imita quelle che ascolta, e quindi da questo punto di vista era forse facile farlo ascoltando tanta musica in inglese, farlo in inglese. E forse adesso, da un certo punto di vista, ma senza presupponenza o arroganza, mi verrebbe da dire che l'Italia fa parte, cioè è uno dei tanti paesi nei quali andiamo a fare i concerti, abbiamo degli ascoltatori, eccetera. Quindi sappiamo che mentre l'inglese e lo spagnolo sono lingue che parlano a comunità giganti di parlanti, e gli italiani comunque parlano queste lingue, forse fare una canzone in italiano diventerebbe tra virgolette ghettizzante, cioè vincolerebbe una canzone solo ai nostri ascoltatori italiani, e forse da un certo punto di vista o non è ancora il momento oppure non è più il momento, una delle due. Comunque non mi verrebbe da dire una cosa del genere. Sì. Poi magari un giorno ci verrà da farlo, ma insomma. Attualmente quanti dischi avete fatto, grosso modo? 6, giusto? Abbiamo fatto 6 dischi di brani inediti, e in collaborazione con Paolo Baldini abbiamo fatto 2 dischi di dub version, che quindi sono delle sue reinterpretazioni delle parti strumentali dei dischi, e poi abbiamo collaborato ai suoi dischi e a tantissimi gli altri, insomma. E qual è l'ultimo progetto che state portando in giro? Allora, abbiamo l'ultimo nostro 6° disco in studio, si chiama Magnana ed è uscito in agosto 2022. Abbiamo portato quello. Ieri eravamo a Bologna, abbiamo fatto quello che immagino sarà l'ultimo show di Magnana. Sì. Perché pensiamo di fermarci adesso. Quindi insomma è durato 2 annetti. Ci ha dato delle belle soddisfazioni in giro. Di questo disco abbiamo fatto, è uscito il disco di dub version di Paolo, che si intitola Magnana Dub, e oggi siamo qui al Cinema Vecchio con questo show qua.
una scaramanzia per venire su io sul palco? Lo abbiamo avuto per un periodo quei vari rituali così da goliardia, eccetera. Forse adesso il nostro rito scaramantico è non essere scaramantici. Sì. Che però diventa anche... No, a un certo punto mi ricordo, siamo passati da fare questa cosa a dire no, capito? Non si fa questa cosa qua. E in effetti quello era già di per sé un rito. Sì. Cioè guai a fare il rito scaramantico. Uh-huh. Forse adesso non ci pensiamo in verità. Arriviamo... Sì, perché prima del concerto magari siamo anche... C'è un momento di ognuno fa quello che gli pare, insomma, diciamo. Sì. Quindi... Per il live, vi piace l'aspetto delle luci, visual, abbigliamento, oppure non vi interessa più l'aspetto? Beh, sarebbe sciocco dire che non ci interessa. Racconto un aneddoto. A beh, volevo raccontare un aneddoto. Allora vai, dillo tu. Quando eravamo, diciamo, agli inizi della nostra carriera, abbiamo fatto delle date in Spagna. Assieme a una band sarda che si chiama Train to Roots. I Train to Roots sono un po' più grandi di noi e loro avevano questo abbigliamento coordinato, per cui erano tutti vestiti sempre di bianco, e noi invece, forse per un'attitudine un po' più provinciale, punk rock, sunta dal pordenonese, invece, cioè, così come siamo adesso, andavamo a fare il concerto sul palco, così, senza dare importanza sì. al modo in cui eravamo vestiti o apparivamo. E in un concerto che abbiamo fatto appunto in Spagna, il direttore artistico del Rototom Sunsplash, che è un signore friulano, si offenderà Filippo che l'ho chiamato signore, sì. ma vabbè... è venuto dopo il concerto a dirci: guarda, bello tutto, bravi, però sul palco così fate veramente cagare. Dovete ricordarvi che avete una responsabilità, cioè siete sul palco e state esprimendo voi stessi, ma anche state dando qualcosa a chi è venuto ad ascoltarvi, ha pagato un biglietto e oggi ha deciso che invece di andare a sentire un altro o stare a casa o andare al bar, è venuto a godere di quello che state portando sul palco, e questa cosa qui va rispettata e onorata. Fa quindi non pensiate che scegliere il vestito per il concerto sia vanità, ma è semplicemente onorare il fatto di avere un ruolo da, insomma, a cui dare seguito in questo momento. E penso che questa sia ancora la nostra attitudine, cioè cerchiamo di essere... Adesso ci pensiamo da paura. Adesso sì. Non con, non con lo show di Paolo, no, no. Con il nostro show però ci pensiamo a fuoco. Ieri eravamo incredibili. Lockdown, questo tempo vi ha permesso di continuare a lavorare sulla vostra musica oppure tutto l'occlusiano? Durante il lockdown abbiamo fatto questo disco, Magnana. Detto questo, mi auguro che non ci sia più nessun lockdown, perché non è una cosa auspicabile per nessuno. Però no, è stato un momento molto frustrante e tremendo, come per tutti, ma sai, abbiamo sempre fatto dell'attività live, diciamo, un po' il motore che trainava tutto. E trovarci a vivere un semestre di cancellazioni, cioè in cui eravamo sempre al telefono per cancellare concerti, e sapere che non avremmo potuto farli per un po' ci ha portato a doverci confrontare con tutta un'altra serie di attività per mantenerci in vita come progetto, che sono state tutte molto frustranti, cioè il fatto di essere da un certo punto di vista costretti, ecco, a fare il contrario di quello che ti ho detto prima, cioè di togliere per funzionare online, di spogliarci di quel vestito che abbiamo imparato ad indossare per rispettare il nostro ascoltatore
E invece metterci in questa dinamica instagrammabile di sono a casa, sono un musicista figo che faccio le canzoni a casa sul divano, però mi metto la telecamera, mi registro eccetera, perché così lo pubblico, i miei fan vedono il contenuto, cioè tutta questa roba qui secondo me ci ha molto nauseato, ci ha molto stomacato. Sì. Ed è stata una cosa molto frustrante, almeno io l'ho vissuta, adesso posso dire che era quell'aspetto lì, sì. Poi il lato positivo è che ne siamo usciti con un disco, questo certo. È stato positivo, forse avremmo fatto, però immagino l'avremmo fatto lo stesso anche senza lockdown, non so come dire. Però almeno quello, dai. Mi collego a questo, social vi piacciono oppure no? Dura. Social, il problema del social secondo me personalmente è che cioè, non sono i social che usiamo non sono adatti a veicolare quello che facciamo, perché nessun social è adatto a veicolare la musica, perché tu nel senso sì devi fare un videino cortissimo dove, quindi non sono adatti a veicolare la musica, fatto sta che servono e quindi li usi. Personalmente a me piace, siccome ogni piattaforma è social, YouTube anche quello è un social media, perché comunque non è che guardi solo i video, interagisci bla bla bla, e ogni piattaforma sta cercando di essere tutto, video, audio, chat, questo e quell'altro, notizie e via dicendo. A me piacciono i format molto lunghi, a me piace avere un contenuto che va avanti per delle ore, quindi i social come Instagram per esempio eccetera non fanno molto per me. Però li devi usare, facendo questo mestiere adesso li devi usare, quindi li usiamo e devo dire questo, per esempio ne parlavamo poco fa prima di iniziare l'intervista, ad esempio quindi oggi ti serve avere continuamente delle foto, delle cose, adesso abbiamo iniziato a lavorare con un ragazzo che è veramente bravo e quindi tutto sommato fare comunque lavorare su un tipo di contenuto che è quello dei social media, che magari non è esattamente una cosa che ti dà chissà che soddisfazione, quando lo fai con una persona però brava, competente, che ti fa magari un bel video, un bel prodotto, è anche bello, devo dire, cioè anche ti fa venire voglia di farlo, ecco, quello sì. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Ma ti posso dire degli artisti che ho ascoltato tantissimo negli ultimi anni. Ho avuto una dipendenza al limite del patologico con una band che viene dalle Isole Vergini che si chiama Midnight. Purtroppo è mancato il cantante qualche anno fa, ma ha lasciato una sessantina di album, quindi forse sì. Per fortuna non ce ne saranno più da... Sì. Che musica fanno? Reggae music. E hanno un catalogo gigante, a nome Midnight, ve li consiglio molto, è un reggae molto profondo, molto meditativo. Che mi ha molto formato sotto tanti punti di vista. Un artista che ho ascoltato molto si chiama Tim Bernardes ed è un cantautore brasiliano nostro contemporaneo, molto molto bravo. Non so, un'altra band che mi piace molto è una band americana che si chiama Fleet Foxes. Anche loro non fanno reggae. Nella musica reggae io direi che chiunque voglia scoprire insomma cade abbastanza sul sicuro ascoltando qualsiasi cosa. È difficile dire dovete ascoltare questo che non avete mai sentito, ma spacca. Dovete ascoltare infatti. Mellow Mood che spaccano, ma... Sì, allora sì, giusto. Beh, allora, siccome non posso dire le cose scontate che tutti conoscono, allora, c'è un artista che ho scoperto di recente, mi piace moltissimo, si chiama Blik Bassi, che tra l'altro è in tour in Europa tra dicembre e gennaio, se non sbaglio. Lui mi sembra che è camerunense, ma con base in Francia, mi piace molto. Poi ascoltate noi e ascoltate Paolo Baldini dal Files. Grazie, buona serata. Ciao. Ciao.